Ciao ragazzi, vi spiego subito perché questo non è il solito hummus. Allora, innanzitutto questo hummus risulta più digeribile rispetto agli altri perché è fatto con le lenticchie rosse decorticate, che sono più digeribili rispetto agli altri legumi. E poi questo hummus di lenticchie ha un sapore particolare perché all'interno contiene la mela verde. Avete mai mangiato un hummus di legumi con la mela verde? Fatemelo sapere nei commenti. Se non avete a disposizione le lenticchie rosse, potete tranquillamente usare altri legumi. Ci stanno benissimo i ceci, i fagioli rossi o anche quelli bianchi. Questo hummus di lenticchie è perfetto da spalmare sul pane, ma potete usarlo pure come sugo per la pasta. Prima di passare alla ricetta, vi chiedo per favore di iscrivervi al mio canale e mettetemi un like se vi piace questo video. Partiamo dalle verdure. Per prima cosa pulite un peperone giallo, il mio pesa circa 350 grammi. Tagliatelo a strisce grossolane in modo che sia facile da grigliare. Ora tagliate a pezzetti abbastanza grossi anche la cipolla di Tropea, io ne ho usata solo mezza. Tagliate a spicchi anche una mela verde, potete usarne la metà se non volete che si senta tanto il gusto. Una volta tagliati, bisogna grigliare questi ingredienti. Io uso questa padella antiaderente in oleata, ma se avete una bella griglia nel giardino potete usare quella. Mentre la padella si sta scaldando, mettete un po' di sale sui peperoni, la cipolla e anche sulla mela. A questo punto non ci resta che grigliare questi bellissimi ingredienti. Io ci metto circa 15-20 minuti. Ovviamente se non volete grigliare le verdure, potete anche cucinarle al forno. Una volta che le verdure sono pronte, lasciatele raffreddare da parte. Se invece avete poco tempo e volete grigliare più velocemente, basta che tagliate il tutto in modo sottile e si cuoce molto più velocemente. Mentre i peperoni, la cipolla e la mela verde si sta raffreddando, andiamo a cuocere le lenticchie. Per prima cosa sciacquate bene 150 g di lenticchie rosse. In un pentolino mettete circa un cucchiaio di olio Evo. E una manciata di erbe aromatiche. Io ho messo un po' di erba cipollina e un po' di prezzemolo. Soffriggete giusto un paio di minuti. Se usate il dado vegetale non c'è bisogno di soffriggere niente. Aggiungete le lenticchie rosse lavate. Dopodiché aggiungete circa 290 g d'acqua. Coprite con un coperchio. Portate a bollore e lasciate cuocere a fiamma bassa. Circa a metà cottura aggiungete il sale e uno spicchio d'aglio. Dopo coprite con un coperchio e in totale ci vorranno circa 12 minuti per cuocere le lenticchie. Mentre le lenticchie si stanno raffreddando, mettete in un frullatore 2 cucchiai di olio Evo e tutti gli altri ingredienti che abbiamo grigliato, quindi un peperone giallo, mezza cipolla di Tropea e una mela verde. Frullate fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Ora aggiungete le lenticchie raffreddate, oppure se non volete usare le lenticchie, come vi dicevo prima, potete usare i ceci oppure i fagioli. Frullate bene di nuovo. Ora assaggiate e aggiustate di sale se necessario. Io nel mio caso ho aggiunto un po' di peperoncino che mi piace quel retrogusto. Ed ecco il nostro hummus di lenticchie pronto per essere mangiato. Fatemi sapere come lo usate voi. A me piace tantissimo spalmato sul pane con verdure grigliate sopra. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Fatemi sapere nei commenti se per caso usate questo hummus di lenticchie come sugo per la pasta, che sono curiosa di sapere. E come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione e alla prossima ricetta.